Buongiorno a tutti, oggi vi parlo del fondotinta Sobuetic Le de Tint. Però, diciamo che il mio francese non è mai stato buono perché io non ho studiato francese, quindi non so proprio masticarlo. Il colore che ho io è il numero 2 ed equivale bene o male sia alla BB Cream che alla CC Cream. Per la BB Cream, la CC Cream ed il fondotinta classico della Sobuetic, ossia questo qua, vi rimando al video recensione. Questo fondotinta qui vuole assomigliare all'Armani Maestro o al fondotinta di L'Oreal, di Dior, ormai lo fanno un po' tutti quanti, quelli che in quel caso sono silicone in acqua. Qui invece ci ritroviamo ad un fondotinta senza siliconi, senza, vabbè, parabeni, eccetera eccetera, ed è acquoso. Sentite? Questa tipologia di fondotinta io di solito la utilizzo tantissimo sulle spose, proprio perché è modulabile, può essere coprente, però non diventa pastone sul viso. Ritornando alla colorazione, trovo che attualmente io sono una media, sono lievemente più scura della 2, però non ho la 3, quindi non posso compararvi, però posso sicuramente dirvi che la 3 sarebbe un po' troppo scura attualmente per me, quindi dovrei essere un 2,5, però non c'è come colorazione. Inizio con l'applicazione. Di solito applico questo fondotinta con un duo fibre, questa tipologia di fondotinta con un duo fibre, però trovo che su se stessi è davvero difficile applicare questo fondotinta con due fibre perché tende a colare, quindi io vi consiglio di applicarlo con le mani, che è la migliore stesura attualmente che ho trovato per questa tipologia di fondotinta. L'unica cosa è che la bottiglina, non avendo la pompetta, che è un po' fastidiosa da applicare, quindi io quello che faccio è prima di tutto sbatterlo bene, lo prendo da qui e inizio a stenderlo. Come potete vedere qui ho Giorgio che comunque copre. Ok, questo è l'effetto finale. Ho acquistato questo fondotinta da Ecobelli ad un prezzo, diciamo, di lancio con il 15% in meno, però il suo prezzo si aggira, ho visto sui vari siti, dai 12, 13 e anche 14 euro. 30 ml di prodotto, come tutti i fondotinta Sobio e diciamo la maggior parte dei fondotinta. Differentemente dai fondotinta con siliconi, trovo che resti un po' più appiccicoso sul viso. Su pelle grassa non consiglio l'applicazione di una crema idratante sotto, perché credo che questo tipo di fondotinta, ma anche quest'altro tipo di fondotinta della stessa linea, abbiano comunque una bella percentuale di diciamo idratazione, cioè, comunque vabbè, volevo dire che comunque sono molto idratanti, quindi io li considero un po' come se fossero delle BB cream. Su pelle un po' più secca consiglio ovviamente una crema idratante di base, e per tutti i tipi di pelle fissate questo fondotinta, perché dopo circa 4-5 ore, se fa molto caldo, tendete a lucidarvi. Altro consiglio importantissimo: applicatene poco e poco per volta, vuol dire che fate una passata, magari fate asciugare un pochino e fate un'altra piccola passata dove volete avere una coprenza maggiore. È un fondotinta che consiglio perché mi sta piacendo tanto, lo utilizzo ormai da 6 giorni consecutivi. È molto leggero, non si sente sulla pelle e leviga e illumina tantissimo. Considerate che i primi giorni a lavoro veramente molte persone mi hanno chiesto che fondotinta avevo sul viso, perché comunque vedevano diciamo una diversità, e come potete vedere, cioè, l'effetto è veramente molto bello. Ed è tutto, io spero che questo video vi sia stato d'aiuto e buon shopping, ci vediamo al prossimo video, ciao!